È il momento di tornare ad infiltrarsi. Benvenuti alla prima puntata della seconda stagione dell'Infiltrato, la serie nella quale mi intrufolo nelle community più pazzarelle per andare a scoprirle un po' meglio. Oggi parliamo dei cosiddetti complottisti della guerra, ovvero tutti coloro i quali amano sguazzare nella disinformazione che ogni giorno viene propinata in rete a tema guerra in Ucraina. Come al solito, non sto dicendo che tutti coloro i quali non sostengano l'Ucraina siano così, però secondo me è proprio da questi piccoli incubatori che si generano le peggio fake news che poi girano per il web. Che poi piccoli. A guardare il numero degli iscritti su queste chat su Telegram, insomma, c'è anche un po' da preoccuparsi. Bando alle ciance, solito velocissimo invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un mi piace, un commento e tutte quelle cose che piacciono a YouTube per far capire che questi video sono interessanti, che ultimamente non me li sta più suggerendo. E iniziamo! Come al solito, cominciamo con l'annusare un po' il mood che si respira in queste chat di complottisti su Telegram. E lo vediamo subito che il sodalizio Novax pro Putin è più saldo che mai. È puro amore. Italia fuori dalla NATO subito! Ascolta il delirio e domandati che cazzo ci fa l'Italia nella NATO. Si spenderanno miliardi in mezzi militari e guerra togliendo una marea di soldi alla popolazione. Non una parola sui biolab pericolosissimi di Biden e Zelensky in Ucraina. Soldi buttati per sostenere gli USA guidati da altri folli guerrafondai. Relatori, fantocci vaccinati museruolati in mano ai sionisti. Diciamo che la moderazione e il savoir-faire non sono proprio le caratteristiche preponderanti in queste chat. Brevissimamente, Putin è visto come il salvatore della patria, mentre USA, Zelensky, Biden e compagnia bella sono il peggio del peggio. La feccia della società. L'UE e la NATO sono talmente disperati che stanno appoggiando un regime dispotico solo per contrastare Putin, che combatte il Deep State. Infatti tutta Europa, dai suoi governanti venduti alle massonerie internazionali di George Soros, famiglia Rothschild, massonerie, Bill Gates, Jerry Scotti, ormai non c'è neanche più voglia loro di fare l'elencone, tanto per qualsiasi male del mondo i colpevoli sono sempre gli stessi. Un piccione ti ha cagato sulle lenzuola appena stese? Colpa di Soros! Noi abbiamo i nostri governanti che hanno commesso e stanno commettendo crimini contro l'umanità. Luigi Di Maio, da venditore di bibite a genocidiatore. Ci vedo già un bel film. Putin non teme inchieste sui crimini di guerra. A dirlo lo stesso presidente Vladimir Putin al cancelliere austriaco ed è disponibile a collaborare nelle future inchieste. Ora come la mettiamo, cari detrattori? Vale sempre a stato Putin? Come la vediamo cosa? Anch'io posso dire che trapano i muri col pisello, non è che ciò lo rende vero. Bisognerà investigare. Ma per i nostri amici investigare non serve, loro non hanno dubbi. Putin è un santo. Grazie Putin, molti credono in te, anche come colui che ripristina la moralità. Sì, e Cristo fa anche i miracoli, noi crediamo in lui e non nella puttana scienza. Magari è un'impressione mia, ma dalla mimica facciale, sembra che Putin si stia sforzando di trattenere le lacrime. Non sono lacrime, è Novichok. Ragazzi, analizzando un po' il video, vedo che prova forte imbarazzo il presidente Putin. Ed è strano, perché quelli del KGB praticamente sono addestrati per non far trasparire emozione alcuna. Dato che qualcuno dice che è un clone, potrei pensare così. Sì, è un clone, e non è nemmeno la sua forma finale. Poi vabbè, solite cose. Giornalisti mainstream venduti al sistema, video di propaganda. Che tenero un bambino che fa amicizia con un soldato! Sicuramente ci sparano le caramelle con quei cazzo di mitra lunghi come il pisello di Rocco Siffredi! Che poi dai, cioè, sono video di propaganda, ma sia da parte ucraina che da parte russa, cioè nel senso, si sa che in questi contesti avviene, ma chi vuoi che ci creda ancora? I soldati russi, bravissime persone. Queste immagini dovrebbero fare il giro del mondo, giusto per far vedere realmente cosa sta succedendo. Invece i lobotomizzati guardano solo la TV, quella scatola che spara solo cazzate.
Va bene, dai, partiamo con le bufale vere e proprie. Vediamo allora un po' che cosa gira. Partiamo dalle basi. Ci sono diverse linee di pensiero e argomenti. Quelli che preferisco sono quelli che condividono video falsi presi da set cinematografici sostenendo che tutta la guerra sia un'invenzione. Maledetti, ci hanno scoperto. Devono essere stati quei maledetti inviati di Striscia la Notizia. Non gliela si può proprio fare. Poi va forte Orsini. Sembra molto provato, chissà quante pressioni gli hanno fatto. Sembra molto preoccupato. Non sono psicologa, ma riconosco la paura quando la vedo. Chissà di chi e di cosa ha paura. Povera vittima del sistema, vittima di ostracizzazione. Ma aspetta un attimo. Guardando bene... già, quei simboli con le mani. I due sei con le dita. Anche se pure per me è un piacere ascoltarlo, ma symbolism will be their downfall, come disse qualcuno che sa meglio di me quanto si sentano obbligati a mostrarli in pubblico. È un Orsini, e da Orsini sono quei segni inequivocabili con le mani. Non si salva proprio nessuno. Non si salva proprio nessuno dal deep state. Ma passiamo a Zelensky. Ho detto Zelensky? Intendevo il tossico e pervertito burattino in mano a Soros e agli americani. Il cocainomane di merda e nazista. Scordavo. Mi stavo quasi dimenticando. Per fortuna mi sono ricordato. Su Zelensky si sbizzarriscono. Dall'ormai celeberrima maglietta. Raga, ma davvero potete pensare che il presidente di una nazione si faccia fare una foto in posa sorridente con una maglia e con una svastica? Raga, dai. Su nazismo e magliette abbiamo questa qua che è fresca fresca, secondo cui in diretta mondiale il nostro amico Volodymyr si metterebbe maglie con simboli nazisti. Uguali proprio, identiche. Tra l'altro il simbolo l'ha anche fatto stampare sulle maglie da calcio dell'Ucraina. Così, per essere sicuro che nessuno lo sgami. Spot elettorale del presidente ucraino Zelensky. Non c'è bisogno di aggiungere parole. Ma ti sei chiesto le ragioni? Hai guardato un po' in giro nel passato per capire? Sì, le ragioni potrebbero forse essere che non si tratta di uno spot elettorale ma di uno spezzone di una serie TV in cui recitava? Chiedo, la butto lì. Ma ora basta parlare di Zelensky, parliamo un po' di Putin. Ma lo sapete che sta liberando migliaia di bambini dall'Ucraina? Putin libera 35.000 bambini incarcerati in Ucraina. Sabato Putin ha rivelato a Trump che circa 35.000 bambini, la maggior parte dei quali russi, sono stati liberati dalla schiavitù sessuale dopo che le sue forze hanno identificato e preso di mira 150 congreghe di trafficanti. Se le parole di Putin sono state sincere, e noi non mettiamo in dubbio questo, il motivo originale per entrare in Ucraina è stato quello di cancellare i laboratori di armi biologiche finanziate da Stati Uniti, Europa occidentale e Israele, ma quando le forze speciali russe o Spetsnaz si sono imbattuti accidentalmente in un accampamento di pedofili, che è un attimo che tu cammini e puff, un accampamento di pedofili in Ucraina, nell'Ucraina centrale hanno appreso che centinaia di tali strutture erano sparse nel paesaggio ucraino. Putin ha sostenuto una nuova causa: chiacciare ogni pedofilo, sporcizia e feccia e radere al suolo ogni giro infernale del traffico di bambini infestando il paese senza Dio. Secondo quanto riferito, Trump ha detto a Putin: quello che stai facendo è incredibile, davvero incredibile, ma il mondo semplicemente non ci crede. Tutto ciò è praticamente fantastico. È una fanfiction con protagonisti Putin e Trump. Io li scippo già tantissimo. Tanto love dal gross. Che poi vabbè, io me la ricordavo un pelino diversa, ma vabbè. Il generale russo Igor Konashenkov ha rivelato tutta la portata criminale del piano del regime nazista di Kiev. Per anni, i vari presidenti fantoccio telecomandati da Washington hanno permesso la costruzione di laboratori dove venivano sviluppate armi batteriologiche da utilizzare contro la popolazione russa. Questi laboratori erano finanziati e gestiti dal Pentagono. Una volta che queste armi e questi agenti patogeni fossero pronti per lo scopo, il regime di Zelensky aveva intenzione di utilizzare dei per spargere queste sostanze letali sulla popolazione del Donbass. Li volevano vaporizzare tipo i pomodori col DDT. Che piano malvagio. Scommetto che li avrebbero avvelenati ed avrebbero dato la colpa al loro vaccino Sputnik. I vaccini. Stavo dimenticando i vaccini. E dire che c'è chi è ancora convinto che il susseguirsi di una psicopandemia gestita con metodi e narrazione militari e di una guerra mondiale sia una sequenza casuale. Poveri scemi.
in realtà non hanno capito che è una psicopandemia e non hanno capito neanche che andiamo verso una guerra mondiale. Figurati se possono capire la connessione tra le due. Assolutamente casuale, non vedo la benché minima coincidenza. Siamo in due. Le bufale e le imprecisioni che circolano in queste chat sono davvero molto varie e spaziano tra tantissimi argomenti diversi, a cominciare da quelli più seri, come ovviamente le fosse comuni, cui non credono. Come fanno a saperlo se ci sono i russi che controllano il territorio? Saranno veggenti, ma sicuramente diranno che con i satelliti vedono tutto. Certo, certo, i russi. Prima li caricano sui camion per portarli non si sa dove, poi a Bucha li lasciano all'aria aperta e adesso scavano le fosse? Avete le idee chiare, vedo. No, ma guarda, è tutto finto infatti, si tratta solamente dei nuovi set di The Walking Dead. Ma trattano anche argomenti più leggeri. Donne ucraine vogliono eliminare la statua di San Nicola perché è donata da Putin. A una donna russa vietate le cure. Nessuna correlazione! Ora devono riordinare l'Italia? Spero che non sarà permesso. Certo, perché stiamo chiaramente parlando di San Nicola dei Bari, no? Tremo! Ci troviamo comunque tutte le tecniche base della disinformazione. Dalla decontestualizzazione, ad esempio queste scale mobili con svastica, delle quali sfortunatamente non sono riuscite ad identificare la città, quando in realtà googlando ci si mettono 15 secondi a scoprire che si tratti di un attacco hacker del 2019. Ma figurati se questi googlano. Dopodiché utilizzano fatti poco chiari su cui non c'è alcuna certezza, con certezza granitica per scrivere la storia come piace a noi. Gli ucraini si stanno bombardando da soli per screditare il sempre corretto esercito russo e benedetto dal santissimo Kirill. Sono autorizzati a colpire la popolazione civile proprio per incolpare i russi con la complicità dei media e provocare l'intervento della NATO. Ci stanno provando in tutti i modi, incrociamo le dita. Abbiamo poi il solo fare affidamento sulle fonti amiche, mentre tutti gli altri sono corrotti e pagati dal sistema. Il corrispondente militare americano Patrick Lancaster ha riferito sui social network che dopo il ritiro del reggimento Azov da Mariupol, un gran numero di civili è stato trovato ucciso. Una delle testimonianze più atroci che abbia visto sinora sulla guerra. Una madre che accompagna in ambulanza il figlio gravemente ferito da frammenti di granata, raccontando disperata al reporter di guerra Patrick Lancaster come a colpirlo deliberatamente siano stati gli stessi ucraini. In precedenza, Lancaster ha raccontato a Russia Today di come ha trovato il corpo di una donna uccisa e violentata dai nazionalisti a Mariupol. Sul suo stomaco era scolpita una svastica e il defunto era coperto da un uniforme militare ucraina. Patrick Lancaster. Patrick Lancaster. Dove l'ho già sentito? Ma come? Corrispondente militare americano. Sembrava un job title così affidabile. E poi sfociamo nel complottismo più becero, con tutte quelle macchinazioni che ci piacciono tanto. Secondo le informazioni affidabili disponibili, il servizio di sicurezza dell'Ucraina sta preparando un'altra mostruosa provocazione per accusare il personale militare della Federazione Russa dei cosiddetti crimini di guerra con la distruzione di massa di civili nella regione di Odessa. A tal fine, nel prossimo futuro, si prevede di vestire una delle unità del servizio di sicurezza dell'Ucraina con l'uniforme del personale militare russo e giustiziare in modo dimostrativo i residenti locali. Li travestono e si sparano da soli. Più plausibile della realtà. Confermato! Tenente generale Trevor Cadier del Canada arrestato mentre cercava di fuggire attraverso un tubo di rifiuti della centrale di Azovstal. Era a capo del laboratorio 18, ci piace, che lavorava con virus letali come Ebola o Nipah. Sta andando a Mosca per essere giudicato. È chiaro che qualcuno spinge per la guerra nucleare. La NATO vuole una scusa per fare un attacco nucleare preventivo e scatenare la risposta di Russia e Cina per provocare un olocausto nucleare. Ma è chiaro, ma chi non vorrebbe un bel olocausto nucleare per rimpolpare un po' l'economia? Comunque, sui sotterranei di Mariupol ce ne sono un botto. Nei sotterranei di Mariupol e del complesso della Azovstal ci sono molti consiglieri, ufficiali e soldati appartenenti ai paesi della NATO e pare anche di altri paesi, come la Svezia. Già alcuni di essi sarebbero stati catturati dai russi, tra cui il maggiore generale statunitense Roger L. Cloutier Jr., capo di stato maggiore del quartier generale del comando africano degli Stati Uniti. Già da solo, questo è un buon motivo per un elemento diversivo. Un diversivo?
Cioè, gli ucraini avrebbero inscenato il massacro di Bucha per distogliere l'attenzione dall'Azovstal. Bucha, l'orrore per salvare i politici europei. Ecco, mi pareva. Ma guarda un po' che combinazione! Chi l'avrebbe mai detto? Solo dei complottisti. Esatto. Cadaveri resuscitati a Bucha. I media pubblicano storie su cui i morti prendono vita. I media occidentali continuano a pubblicare falsi sul conflitto in Ucraina. Eccolo qui il massacro di Bucha. Si vede chiaramente un militare che posiziona un manichino. Non ci facciamo magari un paio di domande che magari il manichino non arriva da Bucha ma da un altro video in qualche film? No? Spero solo che questa farsa non dia il via a un'escalation. Già la von der Leyen e il drago stanno facendo una sceneggiata alla Mario Ero. Un'escalation! No! Zelensky è manovrato da Hollywood, che gli prepara tutte le sceneggiature con tanto di regia e preparazione attori. Il metodo è lo stesso delle bare di Bergamo. Dalla pandemenza con manichini e covid actors nelle terapie intensive vuote, alla guerrecita con burattini e crisis actors, il passo è breve. Bene, siamo giunti quasi alla fine di questo meraviglioso viaggio. Prima di regalarvi l'ultima perla, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, magari non l'avete ancora fatto, così non vi perderete le notifiche quando usciranno i nuovi episodi di questa nuova stagione dell'Infiltrato. Un mi piace, una condivisione, un commento, tutto quello che volete. E adesso chiudiamo in bellezza con la morale di questa splendida puntata. Chi può farti credere delle assurdità può farti commettere delle atrocità.